Ciao ragazze, la mia review di oggi sarà su questa palette della Catrice Absolute Nude. Sono tutti colori abbastanza perlati, satinati, non esiste un vero e proprio opaco, cioè ho sentito gente dire che il sesto è opaco, ma cioè non è opaco. Secondo la definizione vera e propria di opaco, questo non è opaco. Ovviamente guardando la palette potete capire a chi si sono ispirati. Ma dato che vanno di moda, è normale che tutte le case escano con una palette che abbia all'interno colori sul nude. Il prezzo è di 4,49€ e all'interno ci sono 6 grammi di prodotto. Devo dirvi la verità, ho guardato un po' di swatch sul... cioè quando ho messo immagini per la palette sono venuti fuori un po' di swatch e sono rimasta tipo... perché a vedere gli swatch che ci sono sul web sembra che siano pigmentatissime. In realtà, cioè io ve le faccio vedere, ma prendendo proprio, cioè andando dentro con cattiveria. Secondo colore, anche qui andando dentro con cattiveria. Terzo colore, questo c'ha un po' di scrivenza in più. Il quarto colore, il quinto colore, e il sesto colore. Ovviamente ci si può lavorare, cioè con la buona volontà, mettendo sotto il primer, per esempio. Mettiamo questo colore come base. Mettiamo un po' di questo come illuminante. E poi mettiamo quello più scuro come... punto più scuro. Questo è il risultato mettendo i tre colori che vi ho fatto vedere, ovvero il numero 1, 4 e 6. Il mio voto quindi per questo prodotto è rullo di tamburi, 6 e mezzo. Allora, gli do 6 e mezzo perché è una palettina che comunque fa il suo lavoro, ovvero colora, però è un po' polverosa e i colori non sono super intensi. E diciamo che sono colori abbastanza banali, quindi se avete già una palette con dei colori nude non serve prenderla. Se non avete tanti soldini da parte e volete avere uno di questi prodotti, una di queste palettine, non è malissimo per il prezzo che ha, perché per il prezzo che ha, che sono 4€, quant'è? 4,49€, non è male. Però ovviamente sì, non è tra le mie top palette nude, però vabbè, così così insomma. Ciao!